Let's go! Bentornati, ovetti, su Hyrule Warriors, l'era della calamità. È uscito il primo DLC. Oh sì, quindi clicchiamo su continua e vediamo le novità del DLC. Dovrebbero esserci nuove armi, almeno una, un nuovo personaggio, se ho visto bene, e nuove missioni. Ex, antico laboratorio di corte, un laboratorio in cui si conducono ricerche sulle tecnologie ancestrali. Completa le richieste di Pruna e Roveli per sfruttare in battaglia i risultati dei loro studi. Ok, inoltre, acquistando il pass di espansione, è possibile ottenere l'elmo ancestrale sperimentale. Questo in realtà da quando era disponibile il pass, ma l'ho mostrato solamente adesso perché, sì. Poi, l'armatura ancestrale sperimentale, i gambali ancestrali sperimentali e il pugnale ancestrale sperimentale, che noi conosciamo molto molto bene. I dati ottenuti dal guardiano venuto dal passato hanno accelerato di decenni l'esecuzione del progetto. Ah, magari di 100 anni? Comunque, sì Terraco, non voglio ancora andare qui. Andiamo però all'antico laboratorio di corte. Bruna e Roveli hanno una richiesta per te al laboratorio. I dati ottenuti dal guardiano venuto dal passato sono excellent! Proprio di grande aiuto! Anche se un po' mi dispiace vedere i risultati di anni e anni di faticose ricerche diventare obsoleti in pochi giorni. Davvero? A me non dispiace per niente. Se tutto procede secondo i piani, la nostra ricerca sarà inarrestabile! But non abbiamo abbastanza personale per continuare gli studi. Sconfiggere la calamità resta la nostra priorità. E allora facciamoci aiutare da Link. Anche tu vuoi vedere le nostre fantastiche invenzioni, no? È vero. Potrebbe venir fuori qualcosa di utile in battaglia. Così ci guadagniamo tutti! Win-win! Ad ogni modo, possiamo pensare dopo ai dettagli. Vedrai che ne varrà la pena! Oh mio Dio! Stavo per dire, ehi ciccia, l'abbiamo già sconfitta la calamità. Comunque, andiamo, vai! A quanto pare abbiamo una griglia da completare. E nuovi oggetti. Olio per le macchine di Roveli. Permette alle macchine ancestrali di operare con maggiore potenza. Ok. E ovviamente sbloccando una cosa, sbloccheremo anche altre cose. E molto probabilmente dovrò completare tutte queste cose prima della fine del DLC. Oh sì, la gioia! Va bene, intanto completo quelle che ho già. Vai. Fantastic. Cosa mi dai? Fantastic! Ok, mi dai altre cose da sbloccare. Mi conviene forse leggere leggermente meglio le richieste. Qui intanto devo avere materiali che non ho. Cosa sono quei materiali là? Non li conosco questi materiali, gente. Ah, sono nuovi degli RC? Sconfiggi 100 nemici con le bombe radiocomandate. Ok. Buona a sapersi. Poi abbiamo questo che posso già completare, quindi neanche guardo cosa è. Della serie lo posso già fare? Ok, vuol dire che è easy e quindi l'ho già fatto. Bene. Poi, questa è una pera? No. Cosa dovrei fare? Le macchine ancestrali hanno un consumo energetico molto efficiente, si accontentano di pochi materiali. Se solo valesse lo stesso per le persone. Devo prendere degli oggetti che non so cosa siano perché non li ho. Il fatto che non li ho vuol dire che sono dei DLC. Quindi va bene per adesso e attiviamo qualcosa. Tipo questo qua che ne richiede tanti. Mi sa che ho già il massimo. Ah no, posso attivare tutte quante le cose. Ok, perfetto. Nessun problema, tornerò presto Pruna. Però prima vediamo che altro sblocco appunto. Avvistamenti pericolosi. Gli osservatori dell'antico laboratorio di corte hanno individuato molti mostri, non ho gli occhiali, particolarmente pericolosi. Le battaglie si prospettano molto difficili, ma le ricompense saranno ancora più sostanziose. Ok, proviamo queste cose. Anche solo per ritornare un po' in auge. Livello 78. Ci danno abbastanza materiali. Posso usare qualcun altro? No. Cioè, sì, posso prendere anche altri personaggi, ma abbiamo Link al 90.
Cioè, mi sa che ci conviene cominciare da lui, ok? Poi magari userò anche altri personaggi. So che, per esempio, Impa era OP come non so cosa. Zelda era abbastanza OP con le armi sacre. Sidon e Mifa li usavo spesso, quindi adesso proveremo. Scendiamo in campo e vediamo un po' la cosa. Vola, Link! Vola! E cominciamo con i tagli. Ma prima un'altra cosa. Molto probabilmente farò come ho fatto durante il Let's Play non DLC, ossia in alcuni casi comincerò a farmare le missioni secondarie per poi riassumervi che cosa ho fatto all'inizio dell'episodio successivo, ok? Non adesso, questo perché ovviamente uno, devo riprendere la mano con il gioco, due, alcune missioni potrebbero essere importanti e indipendentemente dalla cosa io comunque registrerò ogni singola missione secondaria perché... Mettete caso che succede qualcosa di importante e sblocco qualcosa di iperbello. Comunque, ecco qui, sconfiggi i Grublin elettrici. Eccoti qua, vediamo un attimo una cosa. Così si fa, no, così si fa. Glacior, ok, perfetto. Almeno ricordavo questa cosa. E devo assolutamente rimemorizzare meglio i comandi Spam. No, fammi fare l'attacco punto debole, ok. Taglio, Spam. C'è un altro di Grublin elettrico, vero? Sì, ok. Vieni da paparino, mio caro. Vai, sconfiggi il gru. Ah, devo anche... Io posso usare anche... Questo, ok, perfetto. Ah, fermi, c'è... No, questo è Stasis. Aha, perfetto. Bam, bomba. Mi ricordo la combo base di Link che era praticamente attacchi deboli seguiti da un attacco forte dopo il quinto o sesto attacco. Conquista gli avamposti. Non me lo faccio ripetere due volte, ciccio. Allora, così si ingrandiva la telecamera, perfetto. Qua vedo dei grubli. Ah, come vi permettete? Io non posso fare così. Ok, ho attivato il giroscopio, a quanto pare, per queste cose. Bene, è buono a sapersi. Allora, c'era anche un modo. Ah, devo sconfiggere i nemici con le bombe. Già che ci sto. Bomba ancestrale! Perché di solito questi cosi strani grandi vi danno ricompensa? A quanto pare no, bene. Comunque, oh mio Dio, i Noibat, che non sono Noibat, R. Ok, devo ricordarmi i comandi, Ok, vai. Bombs, you want it? Spero che vadano bene, perché... Ok, perfetto. Poi, magari in una missione dove ci sono più nemici userò anche più bombe, ma per adesso devo riabituarmi ai comandi standard. E Zabam! O forse potrei direttamente fare così e... No. Bombs. Vai e... Qua. Dovrebbe essere comparso un nemico grande. Eccolo qua. No. Ah, dannazione. No. Mi spiace. E... Dai, fallo spam. Ok, Stasis. Ok, mi ricordo adesso un po' le combo, almeno di Link. Un peccato che non mi ricordi le altre combo, ma non importa. Vai, Link. Distruggi il Grublin. È un Grublin d'argento poi, eh. Allora, vabbè, aspetta, siamo qua. Ah, non abbiamo la possibilità di usare... si faceva così? Ok. Dammi questo che potrebbe essere comodo. Dovrei magari curarmi. Sì, mi curo tanto perché vi ricordo che la spara suprema ha una cosa molto particolare che vi permette di sparare raggi con la spada quando avete vita piena. No! Ok, facciamo una cosa molto più pratica. Attacco speciale con A! Spin attack! Ok, spin attack. No, vediamo. Oh, no. No, perché... Allora... Premo ZR pensando che ci siano le rune lì e invece è R e basta. Nuovo livello, level up per Link. Ulala, bene. Sarebbe stato più pratico con la battaglia finale del boss finale che abbiamo fatto nell'ultimo episodio dove abbiamo sbloccato roba? Sì. Ma non importa. Posso sconfiggere questi Lizalfos, per favore? No. Vai. Bam e spam. E adesso spin attack. Vai così. Attacco rotante. Rinku. Successo. Ce l'ho fatta. No, ma c'è un Hinox nero adesso. Prima però magari qualche cosa di buono. Sì, pollame. Un pollame buono. Allora, eccolo qua. Hinox nero ed è ipercarico. Bene, allora. Facciamo così. Ok, ricordavo questa cosa. Stasis. Ok, vai. 2, 3, 4, 5. Carica. Spam. Perfetto. Adesso. Attacco rotante. Che dovrebbe rompere un po' la guardia dell'Hinox. Esatto. Adesso. Posso rifare la stessa identica cosa. E magari... No, dovrei mirarlo magari. Ok. No. E... Ah, ti ho colpito. Stasis. Ok. Bene o male il gioco è sempre lo stesso. Non è che hanno cambiato le gli attacchi base, eccetera. Quindi almeno c'è questa cosa. E boom. Oh, no. Mi piace, caro. C'è un Grublin. No. C'è un Grublin
igneo, stavo provando a dire. Roccia incrollabile. Allora, vai così. Potrei usare anche... Sì, potrei usare anche le... Taglio. Le bacchette. Le userò adesso. Ma perché no? Potrei anche usarle, vai. Bacchetta. Freeze. Ok, appare la truppa del Grublin elettrico. Della serie... Volete davvero trollarmi tanto? Allora, lo vedo, lo vedo. Glacier. E... Boom. No, mi sta facendo la bua. No. Ok. Dovrei magari... No. No. Dove stanno i... Sì. Ok, perfetto. Sensore di movimento. No, li userò. Oh, counter attack. No, mi hanno paralizzato. No. No. Oh, counter attack. No. No, 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 no. Non ci vedo. Non ci vedo. Non ci vedo. Gente, gente, non ci vedo. E... Spam. Ok, c'è una cosa. Stasis è più pratico solamente per... fare così. E... Boom. Mi serve poco. Mi serve pochissimo per... Ah, no. Ho sbagliato. Ho sbagliato un'altra volta. Ho sbagliato un'altra volta. Stasis. Ok, vai, vai, vai. Ti prego. Dimmi che stiamo riuscendo a sconfiggere Linox. Ok, ho rotto la guardia perché ho fatto il contrattacco giusto. Oh, parlando di contrattacco giusto. Punto debole. Linox. This. Ancora no? Mamma mia. Ce ne vuole un po', eh. Ah, oh, no, mi ha colpito. No, mi ha colpito. Ok. Tutti questi troppi nemici ci stanno qua, eh. Ah, no. Oh, come ho fatto a fare il contrattacco? Non ne ho idea. Ma l'ho colpito. E quindi questo vuol dire che posso fare così. Oh, bomba, 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 bomba. Ecco, mi ricordo il fatto che durante le bombe sono invincibile per qualche strana ragione. Ti va bene? Ovviamente mi va bene. Stabby stab. Ok. E già che ci sto, Hinox nero. Senti, ti va di prendere un po' di corrente elettrica per il tuo corpo? Ok, perfetto. Nope, nope. Ok. No. Mira. Ok, sull'occhio. No. Ok. Mamma mia, scusate se sono così, ma devo assolutamente riabituarmi alle varie cose. Bombs. Want it? It's yours, my friend. As long as you give me your eye. Ok, no. Salta a parete. Ok, non ci vedo niente, ma ce l'ho quasi fatta. Mi fai sconfiggere questo Hinox? Abbiamo fatto, gente. Devo solamente colpirlo una volta. Oh! E non mi fa più attaccare. Questo vuol dire che abbiamo finito il livello. Ok. Mamma mia, devo assolutamente riabituarmi a giocare a questo gioco, eh. Intanto tante belle rupie ci serviranno ovviamente per andare avanti. E armi sempre uguali, come al solito. Nuovo lubrificante motore di Roveli. 48 nemici su 100, ok. Mi sa che adesso farò solamente un'altra missione. Mi spiace per il video breve, ma la Switch ha deciso di non scaricare i dati del DLC in tempo, e quindi ho dovuto scegliere di fare un video leggermente più corto. Ripeto, chiedo scusa. Però faremo solamente un'altra missione. Magari non a tempo. Ancora non mi sento così mentalmente pronto per le battaglie a tempo. Ok, parlando di questo, abbiamo sbloccato un'altra lotta X. Ok. E questa qua mi consigli? Tutte le mele che vuoi, completabile, davvero? Davvero? Abbiamo fatto qualcosa qui? Ah, sei tu! No. Sì, ok. Qual era la missione da fare? Prendi quel coso. Vabbè, non importa, l'ho fatto, quindi vai. Mi va benissimo, guardate. Devo continuare comunque a fare... Oh! Nuove armi! Beh, intanto faccio anche questo. Nuove armi, questa è l'arma che ho visto nel trailer. Oh sì, baby, assolutamente sì. Cosa vuoi? Questo, ok. Allora, questa qui. Le reliquie ancestrali ci dà una mano. Capita. Allora, devo assolutamente attivare questo. Questo già sappiamo che devo farla. Questa pure. Questa pure. Vabbè, dovrò fare tutte quante le missioni. Quindi bene o male riuscirò, spero, a fare tutto. Mi sblocchi anche altro? Bene. Allora, vediamo un po' cosa mi sblocchi qua. Non ha tempo, vero? Non appaiono oggetti di ripristino. Però ci dà roba. Livello 83. Ok, fatemi mangiare. Compra. Posso comprare mele? Gente, da... Uno! Quanto costano? Due! Da quando è che posso comprare mele io? Dal DLC? Boh. Intanto dammi qualcosa di buono. Esperienza no, vorrei... Materiali... Oh, materiali trovati... Materiali trovati più 45%. Mi sa che questi qua vanno bene. Ok, scendiamo in campo. Oh, bene. Per questo dicevi
Va bene, ok. Queste sono appunto le varie missioni in singolo, sono le arene. Mira, ok. Fortunatamente quando sono da solo posso comunque fare qualcosa di interessante. Se faccio così. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E adesso facciamo l'attacco. Esegui delle schivate perfette. Oh, devo fare delle schivate perfette, ok. Ok, vai, mirami. Cioè, attaccami. Com'è una schivata perfetta? È praticamente il contrattacco, no? Dai, vai. Dai, vieni. Ora? No, ok. Questa è una schivata perfetta, ok, perfetto, però... Ma non ti ho toccato! Ho fatto... ed è esploso. Ok, dai, attaccami. Hinox. Ok. Ora. Ah, dannazione. Senti, devo fare delle schivate perfette o no? Dai. Ah, che pizze. Dai, ciccio. Oh, dai. Attaccami qualcosa. Magari riesco a fare qualcosa di decente. Questa non è una schivata perfetta, ma... Ok. Questa è una schivata perfetta. Mi sa che mi conviene farle su Linux al posto di farle... Oh, no. Ah, ok. Mi sa che questi attacchi qua non si potevano fare con schivate perfette. Ciccio, vieni. Ciccio. Ok, vienimi addosso. Ok, questa è una camminata. Questa è una schivata perfetta. Ah, dannazione. Devo riabituarmi a queste cose. Posso curarmi, vero? Sì, ok, perfetto. Almeno mi posso curare. Quindi comunque ho fatto bene a curarmi, forse. Inox. Ora. Ah, non ero... Non stavo guardando bene l'Inox. Senti, mi guardi bene? Ah, se devo stare 3 anni per fare una schivata perfetta, mi arrabbio. Forse il Lionel è più pratico per fare schivate perfette. Ora. Ok. Adesso, cos'altro devo fare? Cioè, Rovely mi dice cosa devo fare, quindi vediamo cosa devo fare. Beh, questo devo fare. Sconfiggi Linux 2 con un attacco al punto debole. L'ho fatto adesso. Oh no. E mo? Beh, devo aspettare un'altra volta. Oppure fare così. Ok. Stasis. Vediamo se ci riesco. Ok, perfetto, perfetto. Probabilmente se sconfiggete Linux senza il punto debole vi dice di riaffrontare un altro Linux. Ok, sconfitto l'Inox, adesso c'è un Lionel. Dovrebbe almeno esserci un Lionel. Esatto, Lionel bianco addirittura. Ok. Schivate perfette, quale posso fare, eh? Però devi essere vicino a me, ciccio. Guardami. Ah, si possono fare schivate perfette con quello, eh? Dai, era perfetta questa. Dai. Ah. Che io posso fare anche i parry? Vediamo un po'. Ok, questo non è un parry. Dai, oh, detesto il fatto che devo fare delle schivate perfette. Non sono mai stato in grado di farle per bene. Ah, ho fatto la schivata. Quanto prima la devo fare la schivata? Ok. Ok, no. Quello era in Breath of the Wild che si poteva fare questo. Ah, non ci riesco. Ok, mi sa che se devo fare un taglio perché non riesco a fare la... Ok, una l'ho fatta. Se devo fare un taglio perché non riesco a fare schivate perfette, lo faccio, ovviamente. Però mi darebbe fastidio. E 5, ok. Molto probabilmente devo sconfiggere adesso il Lionel con un colpo punto debole, perché se riflette quello che abbiamo fatto prima. Esatto, con la mossa speciale, ok. E abbiamo un po' di mosse speciali, quindi fortunatamente adesso dovrei riuscire a fare tutto. Ok, e spam. Kaboom. Quindi se devo affrontarlo e sconfiggerlo con la mossa speciale, vuol dire che non posso più fare attacchi punto debole. Ok, va bene. Abbiamo 3 mosse speciali cariche, quindi vai così con la prima, che basta, a quanto pare. Perfetto. Grazie mille, anzi, perfect! Grazie mille per l'aiuto! E le armi non ci servono. Che c'è qualcosa? No, non c'è niente, ovviamente. Non ci sono i monaci, non siamo in Breath of the Wild, eh. Comunque, grazie mille lo stesso. Ah, benissimo. Sidon! Beh, ti vorrò usare prima o poi. Agente indurente di Rovely. E fornace ancestrale altaresa. Ah, vabbè, sì, la farò questa missione, calmati, ma non adesso. Allora, se ce n'è un'altra piccola, la faccio adesso, altrimenti basta così con le missioni e ripeto, mi dispiace se il video iniziale è un po' corto, però uno, devo riprenderci la mano, due, devo capire bene o male come fare alcune cose che non so più fare in questo gioco, quindi ripeto, chiedo scusa. Allora, vediamo un po', non ci sono più lune di sangue, bene, benissimo, e nuove missioni, ex sempre, che io devo affrontare anche tutte queste missioni ex strane qua. Oh, qua c'è qualcosa che ci interessa a quanto pare. Beh, la posso fare un'altra volta. È la stessa di prima. Giusto?
è sempre insidia sul Monte Fez. Ok, la rifaccio. Non comprerò mele. La rifaccio. E quelle sono le ricompense vittoria. C'è un modo per vedere... Ah, ok, vabbè, non importa. Proviamo questa. Se è uguale a prima, la taglierò e vedremo solamente il risultato. E poi faremo altre cose per il DLC quando ci sarà domani. Quindi, sì, mi raccomando. Stay tuned. Ok, è la stessa identica cosa di prima, quindi ci vediamo a missione compiuta. E... freccia ancestrale! Nell'occhio! Anche se in effetti ha colpito più la schiena che l'occhio. Già. Insidia, Monte Fez, ex, vittoria. Perfetto. Quindi, erano due guardiani, i boss di questa insidia, al posto di un Hinox supremo gigante blu, che non era blu. Comunque, grazie mille. E abbiamo finito questa missione del laboratorio. Quindi vuol dire che adesso posso salutarvi dopo aver ricontrollato giusto un secondo il laboratorio. Perché devo vedere se possiamo già fare altre cose che abbiamo sbloccato adesso che abbiamo finito quella missione, insomma. E poi basta, e poi fine episodio, vi prometto, basta così. Forse l'ho allungato un po' di più. Non so neanche se questo episodio esce il giorno stesso. Mi sa che ci sono sempre queste missioni qua, vero? Sì, ok. Oh, sì, perfetto, andiamo qua. Dicevo? Ah, posso, c'è l'arma nuova! Vero, la posso fare. Oh, facciamo l'arma nuova, ok. Mi spiace se allungo un po' l'episodio, ma devo farlo. È l'arma nuova, gente. Flagello del guardiano. Difficile da controllare, ma se c'è qualcuno che può riuscirci, quello è Link. Bene. 35 di base, non è male in effetti, eh. Cioè, sarebbe meglio altro, però. Allora, e questo vuol dire che adesso posso sbloccare nuovi potenziamenti con queste cose, vero? Ottieni il flagello lama ancestrale. Ottieni il flagello rinforzato. Ci servono ancora un bel po' di cose. Ok. Useremo la nuova arma. Oh. Direttamente domani. Davvero? Congela 60 nemici con il Glacier. Per fare ciò dobbiamo andare per forza in un luogo dove c'è ghiaccio, eh. Comunque, io adesso vi saluto. E noi ci vediamo nel prossimo episodio, dove useremo l'arma nuova. Infatti adesso mi sblocchi tipo 70 cose, vero? Sì. 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 Ok. Beh, che dire? See you next... Posso sbloccare già questo! See you next time, baby!